Ciao a tutti, oggi andiamo a fare insieme al mio assistente Paolino una ricetta che può andar bene per tutta la famiglia. Quindi andiamo a preparare che cosa? Le banane dobbiamo sbucciare. Sì, dei biscotti di avena e banana che faremo in variante super salutista e in variante un pochino più golosa per accontentare tutti. Quindi cominciamo sbucciando le banane, che poi il nostro forzutissimo Paolino andrà a schiacciare con l'aiuto di uno schiacciapatate. Schiaccia più forte! Bravissimo! Bravo! No, va bene, va bene, va benissimo. Eccoci qua, guarda che bella purée. Questa ricetta in realtà è perfetta per quelle banane che abbiamo in casa che iniziano a diventare troppo mature con i puntini neri che spesso poi finiscono per essere buttate via. Invece così possiamo riciclarle in modo creativo. Ricordate che le banane appunto quando diventano troppo mature sono perfette anche da infilare nei frullati, negli smoothies, quindi potete tagliarle e congelarle in dei sacchettini in modo da averle già pronte per l'utilizzo per fare altre ricette. Quindi aggiungiamo i fiocchi d'avena, l'avena che è sempre stata parte della dieta dei popoli nordici. In realtà da noi fino a non tantissimo tempo fa veniva usata soprattutto per foreggiare i puro sangue, i cavalli da corsa. È un'ottima fonte di carboidrati a lento rilascio. Ora negli ultimi anni il suo utilizzo è sempre più diffuso proprio perché è una fonte di carburante ottimo sia per lo sport ed è anche un carboidrato a basso impatto glicemico, poi dipende un po' dagli abbinamenti, comunque un carboidrato a rilascio lento e quindi è ottima sia per gli sportivi sia per chi desidera fare una colazione ricca di fibre. È molto ricca di beta-glucani che sono utili per la salute del cuore e aiutano a tenere sotto controllo anche il colesterolo. Adesso dividiamo l'impasto in due ciotoline. Ti aiuto. E andiamo a farne una metà più golosa e una metà un pochino più salutista. Nella prima cosa mettiamo? Le bacche di goji. Ok. Per i più golosoni invece, cosa andiamo a usare? Andiamo a usare le gocce di cioccolato fondente e volendo si può, anche qua si può usare le gocce di cioccolato non fondente. Bene, mischiamo tutto. Adesso, con l'aiuto di un cucchiaio per il gelato, andiamo a formare delle palline. Bene, ci siamo. Andiamo a infornare i biscottini. Eccoci qua, allora è passato un quarto d'ora, 180 gradi, andiamo a tirar fuori i nostri biscottini. Allora andiamo a metterli su un piattino e li lasciamo riposare qualche minuto. Siamo pronti? Fatti di passaggio, vai! Prima tu. Te mangi gli altri. Io quelli sani, tu quelli golosi, giusto? Buonini. Buoni. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.